3 giugno 2015 debutta Re Italy, la convention organizzata da Monitor Immobiliare per gli operatori di settore che vogliono parlare della ripresa e del futuro del real estate italiano. Lasciamo parlare i protagonisti. Anche alla luce di quello che abbiamo ascoltato questa mattina nel corso del convegno di apertura qua a Re Italy, quali segnali le sembrano stiano arrivando dal mercato immobiliare italiano nel suo complesso? Ma direi che finalmente, dopo tanti anni difficili, si respira un momento di positivo, un momento di attesa. Si vede un interesse da parte degli investitori inizialmente internazionali, ma si vede anche un certo risveglio da parte degli investitori domestici. Quindi io direi che i segnali sono sicuramente positivi e sono finalmente molto benvenuti. Ecco. Questa mattina è stata annunciata la sua nuova carica quale presidente di ULI per l'Italia. Quali sono i punti centrali di quello che sarà del suo mandato? Guardate, il lavoro che io voglio ovviamente continuare a lavorare in ULI come è stato fatto dai miei precedenti, da chi mi ha preceduto. L'obiettivo di ULI è sempre quello di trasmettere all'interno dei paesi in cui opera le best practices di tutti i temi che riguardano l'industria immobiliare. Quindi il mio compito sarà quello di coinvolgere un gruppo di operatori, gli operatori più diversi del settore, con i quali proprio raccogliere le esperienze che vengono fatte in Italia e all'estero per diffondere il più possibile la cultura immobiliare in questo paese. I prossimi appuntamenti importanti più per ULI a livello internazionale, avete qualche convegno o congresso in vista? C'è il convegno che si tiene a metà, il 22 giugno a Londra, e poi avremo la sessione autunnale. Il convegno del 22 a Londra è dedicato all'urban regeneration e al processo di trasformazione di sostenibilità, che sono i grandi temi che oggi afferiscono all'industria immobiliare e al processo di sviluppo immobiliare. A questo punto potrà portare anche qualche informazione e notizia sull'Italia meno negativa rispetto ai prossimi anni? Assolutamente sì. Guardate, a livello internazionale veramente c'è, dopo anni di scetticismo, c'è un grande interesse nei confronti del nostro mercato. Adesso sta veramente a noi che operiamo in questo settore di sfruttare questo che sembra essere un'apertura di ciclo, ma anche a livello di prodotto, perché come è anche stato detto stamattina c'è sicuramente un interesse da parte degli investitori, vi sono nuovi strumenti che sicuramente faciliteranno la finalizzazione di investimenti. È anche molto importante offrire un prodotto adeguato a quelle che sono le richieste degli investitori internazionali e nazionali.